Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Dopo l'uscita di questo controverso Cristiano Ronaldo flashback che un po' ha fatto storcere il naso, ce lo siamo andati a provare in live grazie al buon Gianni che l'ha sbloccato e ci ha fatto vedere un po' di che pasta era fatto. L'ho provato sia da attaccante che da esterno. Vi lascio qualche clip appunto registrate durante la live in maniera tale che vi rendete conto se effettivamente ne può valere la pena o meno sbloccarlo prima poi di andarci a fare delle considerazioni finali insieme. Minchia, Cristiano Ronaldo con l'otto, che cosa brutta. Allora, da questi primi passi mi è sembrato tremendamente ambiguo. Sembravano un poco pesanti, ma eccolo. Oh! Au. Ma ti devo dire, guarda che bel primo passo che ha. Au. Au. Ma mezzo corre, mezzo. Au. Au. Non mi ha preso la skill. Ma io chist... però qua mi sa che ha perso un po'. Però un primo passo bello bruciante. No, ho fatto il cross. Vedi che bella palla che gli ha dato? Carino questo suggerimento. Maronna, a chiappa Ronaldo. Non ci credo. Perché si è fermato il bro? Oh, regà, c'ha un primo tocco clamoroso. Allora, però, posso dire... una conclusione la posso già tirare su Ronaldo. È che in un momento in cui il gioco a livello di speed boost è un po' peggiorato, sta Ronaldo corre. E già questa mi sembra una bella notizia, perché non era lengthy ed ero preoccupato. L'unico problema è sto tocco che fa quando si butta la palla in avanti. Mannaggia, ho preso io male il timed di nuovo. Però avete visto come si è liberato carino? Raga, questo è veramente un bel giocatorino. Se solamente fosse dello United e costasse un pizzico meno, vi devo dire... Vedi, pure sto tiro qua, il problema è che la finalizzazione è una merda, perché lui si è liberato bene. Guardalo, bello rapido. Vedi palla al piede come si muove bene il bro. Vedi che non prendono più velocità, rallentano tutti alla fine. Però Ronaldo tiene bene di fisico, quindi questo è un bel plus. Vedi che bel giocatorino che è. Vai Cristian, fammi vedere di che pasta sei fatto. Merda che driven. Ancora lui. Ersium. Ora a me sembra tremendamente clinical questo. Però. Ragazzi, scusatemi un attimo. Però, boh. Cioè, questo. Fermiamoci un secondo. Boh. Allora, eccolo qua. Come potete vedere, stile d'intesa che io ho applicato, cacciatore, l'ho provato sia ad uno di intesa, chiaramente mettendomi nei panni di qualcuno che potesse avere difficoltà di bridarlo, sia sfruttando le carte rosse del mondiale con tre d'intesa, però ovviamente quello è un caso limite, perché queste carte qua a breve non ce le avremo più e qui rimaniamo fregati e per linkarlo diventa un casino.
Difatti, proprio l'intesa è un grosso problema per sta carta, perché sappiamo tutti che Cristiano Ronaldo purtroppo ha avuto delle vicende negative con lo United, si è fatto cacciare a calci nel sedere e quindi per farlo uscire l'hanno messo tipo Dani Alves con la sua nazionale, quindi Portogallo, bandiera portoghese, per poterlo mettere con un valore che sia quantomeno accettabile d'intesa servono tanti giocatori portoghesi e non è che ce ne sono così tanti, oltre che poi stravolgere una squadra per mettere un singolo giocatore mi sembra un po' eccessivo. La seconda nota dolente di questo Cristiano Ronaldo è sicuramente il prezzo, perché l'abbiamo visto, non è per niente economico, sta al momento sui 480.000 come prezzo, seppure voi ve lo andate a sbloccare perché dite ok io c'ho tanta roba nel club, dovete calcolare che se lo pagate 50k gli avete messo comunque 450.000 di carte non scambiabili come valore che magari vi potevate andare a buttare da altre parti. Quindi sicuramente il prezzo e libri d'abilità sono le due grandissime note stonate di questo Cristiano Ronaldo. Però non sono chiaramente tutti i lati negativi su questo giocatore, perché in realtà, come avete visto dalle clip, a me Ronaldo è piaciuto tanto. Perché comunque parliamo di un giocatore che ha 5 skill e 4 di piede debole. Rispetto alla carta oro o comunque anche alla carta rule breaker, consideriamo quella, si è preso un bel upgrade per quanto riguarda la velocità. È vero che si è preso un downgrade di tiro e in particolar modo anche a livello di passaggio non è che siamo messi proprio bene bene, però ha avuto un bel boost per quanto riguarda il dribbling, quindi agilità, equilibrio, reattività, palla al piede, lo si sente tanto, perché come avete visto quel gol fatto nello stretto sembrava quasi un po' Neymar. Peccato che gli hanno downgradato tanto la forza perché non riesce a diventare lengthy, ahimè, però in realtà questa cosa la patite relativamente, perché con il suo body type, visto che parliamo di un giocatore di 1,87 m e la velocità che è stata boostata, parliamo di un giocatore che non fa per niente fatica ad andare via, anzi, come avete visto dalle clip, e in un gioco dove al momento, secondo me, ve ne sarete accorti anche voi e nei prossimi giorni uscirà un video dove ne parliamo, c'è stato un po' un ridimensionamento ulteriore della velocità, perché dopo la scorsa patch andavano tutti quanti a 3000, adesso mi sembrano che vanno un attimino tutti quanti col freno a mano tirato e regna un po' più sovrana la CPU. Magari questo me lo fate sapere nei commenti, se me lo sono inventato io o meno. Quindi lui fa benissimo quel tipo di movimento là, soprattutto col doppio passo, quando fa il primo tocco e poi si mette col corpo davanti, regge anche benissimo i vari Theo, Van Dijk, eccetera, quindi sotto quel profilo là arriva tante volte sul fondo, poi la butta in mezzo e favorisce i compagni che segnano. Però anche in fase realizzativa, nonostante il downgrade di finalizzazione e potenza tiro, non si cava male per niente, anzi, i gol li fa, come testimoniano le 25 partite giocate e i 28 gol e 18 assist fatti tra Rivals Elite e Weekend League questo fine settimana. Quindi velocità che si sente tutta, finalizzazione che secondo me non è così deficitaria, passaggi che onestamente sì è vero un po' ne risentono, soprattutto quando fate di rim pass dall'esterno verso la punta, un po' alle volte vanno a farfalle, però è un compromesso che ovviamente ci andiamo a prendere se vogliamo questo giocatore qua. Mentre vi dicevo, palla al piede è sicuramente molto migliorato e superiore al rule breaker, su questo non ci piove. Quindi qual è la considerazione finale su questo Cristiano Ronaldo? Conviene farlo? La risposta è no, ma non è neanche così sbagliato, nel senso che comunque se lo sbloccate vi ritrovate tra la carta e tra le mani un giocatore che per me è validissimo. Lo consiglio da esterno perché da punta fa un po' più fatica a trovare quelle situazioni ideali che lo mettono a suo agio, quindi lo speed boost col doppio passo e lasciare dietro gli avversari, ha bisogno di campo davanti a sé per fare la differenza, e da punta anche in un attacco a due magari non lo trova. Io da collezionista vi dico, una carta del genere di Cristiano Ronaldo con una dinamica così, magari aiutandomi con uno scambiabili, visto che scade tra 13 giorni e non sottovalutate che settimana prossima escono i premi delle Rivals stagionali, quindi avremo bene o male pacchi che potrebbero dropparci qualcosina che ci dà una mano, me lo vado a fare. Non è un giocatore da sbloccare in maniera proprio irrinunciabile, perché ovviamente si porta dietro tutti questi contro, però il suo rendimento in game, se ci dimentichiamo che non è dello United e che costa tanto, secondo me è da 7,5 quasi 8 meno. Se invece dobbiamo considerare purtroppo il prezzo, e allora necessariamente scendiamo su un 6,5 7 meno. Però per me Ronaldo promosso a livello di rendimento. Raga, quindi per questo video review di Cristiano Ronaldo è tutto. Fatemi sapere nei commenti se lo sbloccherete, se l'avete già sbloccato e cosa ne pensate. Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, link in descrizione. Sono il vostro Liberoschi. Ciao.